stasera anzitutto bella partita, davvero, significa che probabilmente quando riesci a giocare più libero ti esprimi come sai e come tutti si aspettano che tu possa fare anche nel futuro. Sì, io quando il mister mi ha chiamato in gioco ho provato a dare il massimo, come penso che si deve sempre fare. Oggi sono abbastanza contento della mia prestazione, anche se alla fine avevo un po' di crampi. Peccato per i gol sbagliati che potevo segnare, però rimane un pomeriggio positivo. Grande campionato, quasi record di punti della storia del Napoli. Tu hai dato il tuo contributo quando sei stato chiamato in causa. Speri che l'anno prossimo possa toccare a te essere nella rosa come un giocatore importante di questo Napoli? È ovvio che lo spero, però Napoli è una società grande, vedremo dopo la stagione come andrà tutto. Comunque io qua mi trovo bene, vorrei giocare di più, che è ovvio, come tutti, quindi vedremo, dai. Che sensazione avete nello spogliatoio? Ci sarà qualche pezzo forte che andrà via, compreso l'allenatore, oppure avete l'impressione che questo Napoli, così come, possa soltanto migliorare, possa soltanto essere migliorato? Sensazione, sinceramente, non ci hanno fatto capire niente, perché è giusto così, perché per rispetto di noi, perché c'è ancora una partita da giocare la settimana prossima. Poi noi siamo una squadra, un gruppo fortissimo, saranno loro a decidere in tutta serenità il loro futuro. C'è un altro record da battere di questa squadra. Siete l'unica squadra in Europa che in campionato non ha mai subito espulsioni. Mancano 90 minuti, potrebbe essere un altro bel record. Sì, sinceramente non lo sapevo di quel record. È una cosa bella, quindi vuol dire che siamo aggressivi ma al punto giusto, quindi io non sapevo sinceramente di questa cosa, però è una cosa bella.